Con questo video approfondiamo dunque quella che fu la vicenda delle persecuzioni delle grandi purghe nei confronti della comunità scientifica sovietica. Comunità scientifica in generale perché non parleremo solo di astronomi ma anche di matematici, fisici, biologi e altri scienziati. Ora nel corso di questo video sentirete dare diversi nomi, chiaramente ne daremo vari ma non potremo darli tutti in quanto ciò richiederebbe ore e ore di trattazione. Ricordo, come fatto nel video precedente, che tutte le informazioni che sentirete nel video sono tratte dal mio volume L'Universo di Stalin e del Partito Comunista. Chiunque avesse interesse ad acquistare il volume può scrivermi direttamente all'indirizzo email mauro.stenico-yahoo.it un indirizzo al quale potete scrivermi volendo anche per acquisire per acquistare altri libri, L'Anticristo, Dall'Archea al Big Bang e così via. Ora, è un video al quale tengo in maniera particolare, perché me ne sono occupato in maniera specifica durante gli anni di dottorato, quello della persecuzione nei confronti degli scienziati sovietici, perché a mio avviso rappresenta una vicenda meno nota rispetto ad altre all'interno della dittatura staliniana. Difatti, nei manuali e nelle lezioni scolastiche, ma anche nelle lezioni di storia contemporanea che si tengono nell'università, sentiamo spessissimo parlare delle grandi purghe, dell'eliminazione della vecchia guardia da parte di Stalin e dei suoi accoliti, ma manca spessissimo una trattazione approfondita per quanto riguarda le, le, gli scienziati che caddero vittima delle purghe, vittima perché giustiziati, vittima perché arrestati, perché persero il lavoro o per altri motivi. Allora direi di iniziare subito. La comunità scientifica pagò a caro prezzo la politica delle grandi purghe. Per quanto riguarda l'astronomia, alcuni storici calcolano che fra il 1936 e il 1937 siano stati arrestati fra il 15 e il 20% di tutti gli astronomi professionisti presenti sul territorio dell'Unione Sovietica nel suo complesso, fra il 15 e il 20%. Dato il clima generale che si era creato nel biennio delle grandi purghe, è chiaro che i pretesti per l'arresto degli astronomi non mancavano, anzi, erano moltissimi. Nel corso degli anni venti gli astronomi sovietici si erano resi protagonisti di soggiorni all'estero, contatti e amicizie pubbliche con scienziati di altre nazioni, ammirazione per ricerche scientifiche compiute in Occidente, pubblicazioni su riviste straniere, tedesche, americane e quant'altro. Valeva in particolare per gli astronomi di Pulcovo, questo importante osservatorio astronomico che si trovava nei dintorni di Leningrado e che esiste ancora adesso. Robert McCachion, storico, scrive a proposito degli, degli astronomi di Pulcovo, che venivano visti come troppo orgogliosi e indipendenti. I loro frequenti viaggi per conferenze presso osservatori stranieri. Diedero come risultato contatti sospetti con gli Stati Uniti e l'Europa. Gli astronomi di Pulkovo avevano involontariamente creato una serie di accuse già pronte che potevano essere usate nell'isteria del tempo per dichiarare colpevoli loro stessi e molti altri. Questi molti altri sono i familiari, i collaboratori. Nel 1936 le autorità sovietiche annunciarono la scoperta, lo smascheramento dell'affare Pulkovo. In altre parole, Dissero, esisteva un grandioso e ben strutturato centro scientifico trotskista-zinovievista, così venne denominato, che a partire dal 1932 avrebbe cospirato per abbattere il governo sovietico, coinvolgendo scienziati e istituzioni scientifiche di Leningrado, Mosca, Novosibirsk, Kiev, Kharkov, Dnipro, Tashkent e molte altre città. Pulkovo fu letteralmente mar martoriato come osservatorio, subendo l'arresto di più di un quarto del personale, come vedremo. A partire dal 1936, l'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica mise sotto indagine l'osservatorio di Pulkovo con varie commissioni d'inchiesta, alcune delle quali comprendevano personaggi del calibro di Vartan Ter Oganizov. Io vorrei un attimino descrivere chi sia stato questo per personaggio. Vartan Teroganesov, 1890-1962, un personaggio nato dal nulla, come molti scienziati ideologi dell'epoca, che durante la dittatura staliniana ottenne grandissimo potere nella comunità scientifica sovietica, più che altro per la sua fedeltà alla linea ideologica del partito. Il caso degli scienziati, degli astronomi ideologi che più che avere meriti scientifici avevano meriti politici e che acquisivano, acquisivano grandissimi ruoli di prestigio all'interno delle istituzioni scientifiche, era una cosa che accadeva abbastanza di frequente, a partire dai primi anni 30. Tero Ganezov era giorgiano, laureato in fisica e matematica. Fu membro del partito del 1918 e del Narkompros dal 1917. Gli era stato affidato il compito di dirigere eh, la sorveglianza ideologica delle istituzioni scientifiche. Dal 1930 divenne direttore della rivista scientifica divulgativa Mirovedenie, che potremmo tradurre come Scienze del Mondo, sostituendo il precedente direttore, che era caduto in disgrazia ed era stato arrestato per alcuni anni. Nello stesso anno, incredibilmente, 1930, Tero Gagnezov entrò nel comitato editoriale dell'Astronomicieschi Zurnal, cioè il giornale astronomico, la rivista professionale astronomica, ehm, diciamo di maggior prestigio, specialistica esistente su tutto il territorio dell'Unione Sovietica. Ancora una volta, per entrare nel comitato editoriale, anche qui Tero Gagnezov aveva preso il posto di un membro eh, precedentemente caduto in disgrazia. Fu attentissimo alla penetrazione ideologica del materialismo dialettico nella discussione scientifica. Fra gli anni '20 e '30, Aveva pubblicato, aveva al suo attivo soltanto due pubblicazioni astronomiche semi-professionali. Eppure, ciò nonostante, per la sua fedeltà alla linea ideologica, per la volontà veramente di farsi portavoce, come diceva lui, dei valori staliniani all'interno della scienza, aveva acquisito non soltanto quegli incarichi che abbiamo descritto, ma divenne anche membro del Consiglio Astronomico dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica, nonché del Comitato Sovietico. Per l'Unione Astronomica Internazionale. Ma veniamo a noi. Parlavamo di Pulcovo, di un Pulcovo come osservatorio messo sotto inchiesta, tanto che gli arresti iniziarono ben presto nel 1936, in realtà, ehm, ben presto rispetto all'inizio della stagione delle Grandi Purghe, perché siamo eh, nel novembre del 1936. Nikolai Kozirev un astronomo che sarebbe poi morto nel 1983, venne arrestato il 6 novembre 1936 mentre si trovava a una festa di gala con la moglie a Leningrado. Fu arrestata anche la moglie, questo succedeva spesso in quanto era moglie di un traditore, che sarebbe poi stata rilasciata nel 1942. La punizione dello scienziato, che allora aveva 27 anni ed era brillante, fu tremenda, perché dopo due anni di prigione, Kozirev fu inviato a Norisk. Norisk era un campo di prigionia, un gulag siberiano fondato nel 1935. La sofferenza di Kozirev, pensate, venne acuita dalla denuncia contro di lui fatta da un compagno di prigionia. Perché per motivi ideologici, Kozirev aveva avuto, diciamo, il demerito durante la prigionia di aver dichiarato che Nikolai Gumilev, che era un poeta anticomunista era stato un grande poeta e inoltre in una discussione privata con alcuni compagni di prigionia si era dichiarato favorevole alla teoria dell'universo in espansione, alla cosmologia occidentale. Quindi attenzione, negli anni dello stalinismo essere favorevoli alla cosmologia borghese era proibito, era ideologicamente pericolosissimo. I valori del materialismo dialettico, che era la filosofia di riferimento del Partito Comunista, infatti imponevano di ritenere che l'universo fosse eterno ed infinito. Quindi parlare di un universo nato a partire da un'esplosione primordiale come poteva essere il Big Bang in espansione e che poi era destinato a morire con la morte termica era assolutamente fuori luogo. Fu solo dopo la scomparsa di Stalin che si cominciò a parlare in questi termini, ma comunque sempre cercando di mantenerli in linea con i valori del materialismo dialettico. Koziret, per aver detto tutto questo e per essere stato denunciato da un compagno di prigionia, venne condannato ad altri dieci anni di prigione. Ingenuamente, dato il periodo possiamo dirlo, ingenuamente, Kozirev fece appello alla Corte Suprema. Dopo gli interrogatori, infatti, i casi venivano di norma trasferiti per la sentenza agli organi giudiziari preposti. Dal 1934 l'organo competente fu il Tribunale militare della Corte Suprema, capace di istituire processi ovunque e di terminarli in pochi minuti, decidendo anche in pochi minuti l'eventuale condanna a morte per fucilazione delle persone. Quindi, Kozirev, per le sue dichiarazioni in prigionia, viene eh, con denunciato, condannato ad altri dieci anni e si appella alla Corte Suprema, ottenendo la condanna a morte per fucilazione. Quindi fa appello. Contro i dieci anni aggiuntivi, e, ehm, e riceve la condanna a morte per fucilazione. Kozirev, però, abbiamo detto, morì nell'83. Difatti fu fortunatissimo perché a Norilsk, dove era stato imprigionato, non esistevano squadre di fucilazione e la sentenza di morte fu dunque riconvertita in detenzione, e stavolta Kozirev accettò senza più dire nulla. Una testimonianza sulla prigionia di Kozirev. In Siberia è presente in Arcipelago Gulag, del famosissimo, del celebre Aleksandr Zolchenicin, morto nel 2008. In Arcipelago Gulag, questi sono alcuni passaggi sulla vicenda di Kotire. Era vietato alzare la testa verso il cielo durante la passeggiata. Guardarsi i piedi, ricorda Kotirev. In cella di rigore si poteva finire per aver tossito. Copritevi la testa con la coperta e poi tossite. Questo era l'ordine dei sorveglianti. Per aver camminato nella cella anche si poteva finire in cella di rigore. Kozirev dice chi lo faceva era considerato un violento. A Kozirev accadde quanto segue. Per aver camminato nella cella gli furono inflitti cinque giorni di cella di rigore. Era d'autunno, la cella non era riscaldata, faceva molto freddo. Lo svestirono completamente, gli tolsero le scarpe. Il pavimento era di terra, tutta polvere. Kozirev aveva uno sgabello. Sulle prime pensò che sarebbe morto di freddo, ma poi riuscì a sopravvivere questi giorni in cella di rigore e tornò nella sua cella ordinaria che gli parve un palazzo. Kozirev divenne però sordo per mezzo anno. Ebbe ascessi in gola. Un suo compagno di cella impazzì in seguito a frequenti soggiorni in cella di rigore. E per oltre un anno Kozirev rimase a tu per tu con un demente. Nikolai Aleksandrovich Kozirev, la cui attività di brillante astronomo fu interrotta dall'arresto, si salvò unicamente grazie a meditazioni sull'eterno e sull'infinito, sull'ordine del mondo, sul suo spirito supremo, sulle stelle, sulla loro condizione interna, su cosa sia il tempo e l'andamento del tempo. Cominciò ad aprirsi così per lui un nuovo campo della fisica. Solo grazie a questo gli sopravvisse nella prigione. Ma il corso dei suoi ragionamenti fu interrotto da cifre dimenticate. Non poté costruire oltre, gli occorrevano molte cifre. Ma dove trovarle? Nella cella di isolamento con un lume che fumava in cui non poteva entrare neppure un uccellino, lo scienziato si mise a pregare. Signore, ho fatto tutto quello che ho potuto, ma ora aiutami, aiutami a continuare. A quel tempo gli spettava un libro ogni dieci giorni. Era ormai solo nella cella. Nella biblioteca poco ricca, nella biblioteca della prigione, c'erano alcune edizioni del concerto rosso di Damian Bedney e continuavano a riapparire nella cella di Cotire. Era passata una mezz'ora dopo la sua preghiera, vennero a cambiargli il libro e, come sempre, senza chiedergli nulla, stavolta gli gettarono un corso di astrofisica. Da dove proveniva? Era inimmaginabile che potesse esistere nella biblioteca. Presentendo quanto effimero sarebbe stato quell'incontro, Kozirev si buttò sul libro e cominciò a mandare a memoria tutto quanto gli sarebbe potuto servire più tardi. Passarono altri due giorni. Aveva il diritto di tenere il libro per altri otto. Abbiamo detto che il libro in quella cella veniva cambiato ogni dieci giorni. Ma ecco di punto in bianco un giro di ispezione. Il direttore della prigione notò subito l'opera con il suo occhio di lince. Lei è un astronomo, vero? Sì. Toglietegli quel libro. Ma il suo mistico avvento aveva aperto la via al lavoro che egli continuò nel lager di Norilsk. Altro nome di persone stavolta scomparse a seguito delle purghe, mentre Kozyrev sopravvisse, il giovane Nikolai Dneprovsky, che aveva soggiornato in Europa, 1887-1944, venne arrestato nel dicembre del 36 condannato a dieci anni di prigione, allo confisca dei beni e a cinque anni di privazione dei diritti politici. Impazzì per le violenze, mentre la moglie morì in un gulag. Pagò con la vita anche Boris Gerasimovic, 1889-1937, grandissimo astronomo direttore all'epoca dell'osservatorio di Pulcovo, che era stato troppo in contatto con paesi e scienziati stranieri per non destare sospetti. Dagli anni a venti era membro di diverse società astronomiche tedesche e inglesi. Erano inoltre noti la grande amicizia con l'astronomo americano Harlow Shapley e i suoi molteplici viaggi negli Stati Uniti. Fra il 1934 e il 1936 aveva anche presieduto alla pubblicazione del corso in astrofisica, che era praticamente un contributo, una, un, una raccolta di contributi specialistici sui temi dell'astronomia che vedevano come protagonisti soprattutto scienziati, astronomi dell'Osservatorio di Pulkovo. E Gerasimovic aveva avuto la colpa del fatto che in uno di questi contributi scritti da lui stesso, lui avesse detto che il redshift, lo spostamento verso il rosso, poteva significare l'espansione del cosmo nel suo complesso. Quindi non c'era bisogno di interpretarlo in maniera, diciamo, abbastanza strana, ma semplicemente, come si faceva in Occidente, come possibile, lui disse, possibile indicazione del fatto che le galassie si stiano allontanando le une dalle altre per effetto dell'espansione dello spazio. Ma abbiamo detto che all'epoca questo era pericolosissimo. Già nel 1934 alla moglie dell'astronomo esule Sergei Gaposchkin, l'astronoma americana Cecilia Payne, morta nel 1979, che allora era in visita a Pulkovo nel 1934, Gerasimovich aveva manifestato la sua tristezza per la situazione politica del suo paese. Egli fu inoltre implicato nello scandalo Voronov. Allora lo scandalo Bo Voronov, che è po poco noto anche nei manuali di storia dell'astronomia, Vide come protagonista a Pulkovo nel 1935 uno studente, uno studente 22enne di astronomia, tale Nikolai Voronov, morto nel, eh, nato nel 1913, morto, ma non sappiamo, nel 1937, forse, ma non lo sappiamo, che aveva attirato l'attenzione nazionale e internazionale per le sue accuratissime previsioni sull'orbita dell'asteroide Vesta. Voronov divenne un vero orgoglio per la patria ed ebbe il privilegio di entrare giovanissimo nello staff di Pulkovo. Presto però Gerasimovic cominciò a nutrire sospetti sui suoi calcoli e in altre parole venne fuori, grazie a una serie di indagini e di controlli che Gerasimovic stesso aveva avviato, venne fuori che Voronov aveva truccato i calcoli per farli coincidere con le osservazioni, cosa che Voronov confessò apertamente dopo le indagini e le denunce. Gerasimovic venne addirittura ingiustamente poi accusato di aver coperto questo studente, mentre invece era stato lui ad avviare delle indagini più approfondite. Come se non bastasse, erano compromessi a Pulkovo i suoi rapporti con i giovani astronomi Ambar Shumian, Eropkin e, e Kostirev anche, Kostirev del quale abbiamo parlato. Ambar Shumian è un nome importantissimo nella storia dell'astronomia sovietica, Victor Ambar specialmente dell'astronomia armena. Lui era ar armeno e divenne un eroe nazionale in Armenia. Nato nel 1908 e morto nel 1996, eh, Ambar Shumian compì moltissimi studi sulla cosiddetta teoria della gemmazione galattica, della quale era anche esponente Alton Harp, Astronomo eh, americano morto nel 2013 e che io durante gli anni di dottorato ebbi anche la possibilità di intervistare. Nel 1931 l'ex direttore di Pulkovo, quindi quello che c'era prima di Gerasimovic, aveva chiamato Ambar Shumian a Pulkovo proprio per sovrapporlo a Gerasimovic. Dopo le proteste, Gerasimovic era stato reintegrato nello staff e Drozd, che era avverso a Gerasimovic, fu estromesso durante un'assemblea interna svoltasi all'inizio del 1933. Gerasimovic, divenuto nuovo direttore, reintegrato nello staff perché era stato insomma accantonato per un po' di tempo, come abbiamo capito, per motivi politici di rivalità interna, chiamò a pulcovo Morris Eigenson, classe 1913. Sei morto nel 1962, altro nome importante dell'astronomia sovietica, e Ogorodnikov, Kirill Ogorodnikov, un altro astronomo, licenzia licenziando i tre giovani, quindi Ambarshumian, Eropkin e Kozirev, per violazioni della disciplina finanziaria. Quindi c'era anche una rivalità interna, come abbiamo appena visto, che negli anni delle grandi purche si poteva anche sfruttare per tornaconto, per far, far cadere in disgrazia qualcuno. Questa non era però l'intenzione di Grasimovic. Fu soprattutto Ambar Shumian ad avviare una campagna contro Grasimovic accusandolo di servilismo all'Occidente. Quindi questi tre giovani espulsi, fra i quali Ambar Shumian vogliono in qualche modo eh, avere un qualche diritto di rivalsa, una qualche rivalsa nei confronti del, loro di del direttore che li aveva licenziati. Quindi Ambar Shumian e altri, Iniziano una campagna contro Gerasimovic accusandolo di servilismo all'Occidente e di aver preferito a quelli sovietici strumenti stranieri in preparazione dell'osservazione di un'importante eclisse solare che si sarebbe eh, potuta osservare in Unione Sovietica nel 1936. La Leningradskaya Pravda, cioè la verità di Leningrado, giornale del partito, si unì alla campagna contro Gerasimovic con la pena di un tale David Slaventantor, un giornalista che dal maggio del 1936 affermò di avere materiale compromettente sullo scandalo Voronov. Slaventantor pubblicò tre articoli denigratori contro Gerasimovic nel corso dell'estate. Siamo nell'estate del 36, creando così un'atmosfera pericolosissima per il direttore di Pulkovo. La Lenin Grashkaja Pravda. Era infatti un quotidiano politico sotto il controllo diretto del partito, quindi essere attaccati in quel giornale significava essere attaccati proprio a livello ufficiale, pubblico. Il primo di questi tre articoli fu pubblicato il 4 giugno del 1936 e poneva l'attenzione sullo scandalo Voronov, chiedendosi come fosse possibile che i superiori di Voronov, primo fra tutti Grasimovic, non si fossero accorti di nulla. La responsabilità... Nell'articolo viene attribuita alla loro creduloneria. Nel secondo articolo del 18 luglio, l'osservatorio di Pulkovo viene accusato di non esserci, essersi concentrato abbastanza sulla ricerca astronomica sovietica, alla quale avrebbe preferito quella straniera, come dimostrato dalle pubblicazioni dello staff di Pulkovo, principalmente lingua straniera. Eh sì, perché allo scopo di farsi capire a livello internazionale, gli astronomi sovietici molto spesso pubblicavano in lingue straniere visto che il russo era conosciuto da, da pochi e come sappiamo l'Unione Sovietica all'epoca era, era stata messa in isolamento. Nel terzo articolo del 27 agosto il giornalista cita anche Aigenson come corresponsabile dei disordini di Pulkovo e di un sistema di raccomandazione che privilegiava l'assunzione di persone fedeli alla linea del capo anziché scientificamente preparate. Una condotta che, naturalmente, secondo il giornalista Slaventantor, avrebbe favorito l'ingresso dei nemici del popolo nelle istituzioni scientifiche. Questo articolo termina con l'inquietante affermazione: è finalmente giunto tempo di portare un vero ordine bolscevi bolscevico a Pulkovo. Grasimovic era nei guai. Alcuni sapevano inoltre che la sua posizione politica non era del tutto ortodossa perché nel gennaio del 37 il responsabile del servizio finanziario di Pulkovo si unì al coro degli accusatori inviando una segnalazione all'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica. Questa persona disse che in una conversazione privata eh, Gerasimovic si era detto molto scettico sul processo dei 17, uno dei più importanti, dei più famosi processi pubblici farsa che si siano tenuti nel periodo delle grandi purghe, ne abbiamo parlato nel video precedente. A peggiorare le cose si mise anche l'intellettuale ideologo Vladimir Lvov, classe 1904, morto nel 2000. Chiamava a definirsi un giornalista scientifico. È uno di quegli intellettuali ideologi che, nel corso uh, del, um, della vicenda staliniana, fecero carriera per la loro fedeltà. Un personaggio controverso che Lev Landau, il grande fisico sovietico, chiamò scribacchino ignorante e che lo storico Maxim Mikulak definisce un cane da guardia del partito. Nato a San Pietroburgo nel 1904, dopo aver frequentato la prestigiosa scuola di studi Karl Mai, l'Vov conseguì la laurea in fisica e matematica presso l'Università di Leningrado. Nel 1929 fu tra i fondatori. Assieme ad altri del circolo per le comunicazioni interplanetarie di Leningrado, circolo legato all'esoterismo cosmista. Sul cosmismo si potrebbe girare un video a parte, ovviamente non faremo un approfondimento di questo tema. Anche se ricordiamo, i cosmisti ritenevano, fra gli altri, la necessità di colonizzare lo spazio, gli altri mondi nel corso del tempo e anche eh, la possibilità per la scienza un giorno di riportare in vita gli antenati scomparsi a partire dalle loro polveri, dalle loro ceneri disperse sul pianeta e non soltanto. Questo circolo era legato all'esoterismo cosmista e guardato con simpatia da Konstantin Tsiolkovsky, morto nel 1935 e che fu un pioniere dell'astronomia sovietica il Vov pubblicò opere e articoli su temi riguardanti la storia delle scienze l'esplorazione spaziale, l'ideologia della scienza fin dalla prima ora si schierò contro il cosiddetto idealismo borghese nelle scienze mediante articoli dedicati alla fisica e all'astronomia pubblicati su riviste scientifiche divulgative o dedicate a temi di cultura varia sotto il Vov, sotto Stalin, chiedo scusa il ottenne prestigio come difensore dell'ortodossia staliniana nelle scienze. Nel 1936 il denuncia l'esistenza di un gruppo di fisici reazionari a Leningrado, che a suo dire stavano assorbendo troppa cultura occidentale a sfavore della lotta di classe e dell'ideologia marxista-leninista. Questi fisici avevano approfittato delle istituzioni accademiche sovietiche per diffondere una mentalità borghese nelle scienze. Dopo Stalin, Lvov sarebbe stato messo gradualmente al margine della comunità scientifica, ma intanto per qualche anno poté dire la sua anche nel corso di conferenze scientifiche pubbliche. Sarebbe morto a Leningrado nel 2000. Lo storico della scienza Gennadi Gorelik, Ebbe modo di intervistarlo qualche anno prima della sua scomparsa e durante l'intervista Lvov disse di se stesso a Gorelik: per i fisici della generazione più vecchia, io sono una figura sospetta. Lui lo dice di se stesso. Vede, negli anni 30 e 40, quando infuriò la lotta ideologica contro l'idealismo fisico, scrisse articoli taglienti, malvagi, molto malvagi. Nel periodo delle grandi purghe, Lvov accusò Ambar Shumian di infedeltà al marxismo-leninismo, avvicinandone il nome a Gerasimovic. Per difendersi, il giovane Ambar Shumian contattò le redazioni della Prada, il giornale per antonomaggio del partito, ma anche della rivista divulgativa scientifica Pod Marxisma, che vuol dire «Sotto la bandiera del marxismo», dicendosi scandalizzato di essere stato acc accostato a Gerasimovic, che definì come un malvagio nemico del popolo, la da cui fui costretto a lasciare l'osservatorio di Pulkovo dopo che avevo smascherato il suo ruolo disorganizzativo. Quindi Ambar Shumian si dice scandalizzato di vedere il suo nome accostato a quello di un esponente della scienza molto, molto... Uh, diciamo cattivo, incapace e che stava in realtà agendo contro la stessa scienza. Questo ovviamente non poteva che appesantire il clima contro Gerasimovic. Probabilmente Ambar Schumian non immaginava affatto quello che sarebbe caduto al direttore di Pulkovo e certamente possiamo dire che non voleva che si arrivasse a ciò. Eppure anche le sue accuse contribuirono alla caduta in disgrazia definitiva del direttore di Pulkovo. Verso la fine del 1936, Harlow Shepley intuì che qualcosa di brutto stesse per accadere al collega. Per salvarlo tentò di tutto, inviandogli il 23 novembre del 1936 un invito a tenere un corso ad Harvard, ma Gerasimovic dovette rifiutare e mandò un telegramma al suo amico negli Stati Uniti, datato febbraio del 1937, che recitava semplicemente: Mi dispiace, non posso venire. Non si, devono, non si davano altri chiarimenti. Tutto qua. Quindi Shapley tenta di chiamare Gerasimovic negli Stati Uniti per salvarlo dall'arresto, dall per salvargli la vita, ma tutto è inutile. E Otto Struve, altro astronomo americano, è ex, è nato in, in Russia, ma poi emigrato negli Stati Uniti, comunicò di dover interrompere gli scambi epistolari. Disperato, Gerasimovic. Cercò di rassegnare le dimissioni da ogni carica, per dimostrare la sua buona fede. Ma queste dimissioni vennero respinte dall'Accademia delle Scienze, su decisione del presidente Vladimir Komarov, fervente sostenitore di punizioni esemplari contro i nemici del popolo, condannati nei processi Farsa. I primi mesi del 1937 dovettero dovette essere veramente terribili per Gerasimovic, ormai rassegnato all'arresto. Il 29 giugno si trovava a bordo del treno Mosca-Leningrado. Fu lì che la polizia lo arrestò. L'ultima umiliazione, davanti a tutti. Imprigionato per alcuni mesi, il 30 novembre la Corte Suprema ne decretò la condanna a morte per fucilazione. La moglie, in seguito impiegata presso l'osservatorio di Kharkov, fu arrestata perché moglie di un amico del popolo il 9 dicembre del 37 e condannata a 8 anni di gulag, ai quali sopravvisse. I familiari di Gerasimovic ricevettero la notizia della condanna di Gerasimovic a, sentite bene, dieci anni di prigione senza diritto di corrispondenza. Dopo la scomparsa di Stalin venne chiarito il significato di questa formula, dieci anni di prigione senza diritto di corrispondenza. Si voleva praticamente dire che gli imprigionati erano morti si faceva attendere dieci anni per poi non dare più notizie ed era anche proibito chiederne la morte di Gerasimovic trapelò all'estero e provocò un cordoglio internazionale e Shapley pianse amaramente Boris Numerov altro nome 1891-1941 Boris Numerov era presidente del consiglio astronomico direttore dell'Istituto Astronomico di Leningrado e membro corrispondente, del, corrispondente dell'Accademia delle Scienze. Secondo le autorità sovietiche, Numerov esercitava un ruolo centrale nel centro scientifico trotschista-zinovievista. In ciò era coadiuvato dai servizi segreti tedeschi, pensate un po', fin dal 1929, l'ultimo anno in cui Numerov era stato in Germania. Quindi Numerov stava tramando dall'interno dell'Unione Sovietica Assieme ai servizi segreti tedeschi con i quali era in contatto dalla fine degli anni venti. l'arresto di questo astronomo giunse nella notte fra il 20 e il 21 ottobre del 1936, e nel settembre del 1937 toccò la moglie geofisica. Picchiato a sangue, umiliato, torturato, Numeroff confessò le sue colpe. Le torture furono tante tanto violente. Che lo costrinsero a firmare una denuncia contro 25 colleghi. Non fu condannato a morte Numerov, però nel 1941 l'esercito nazista, ricordiamo l'operazione Barbarossa inizia nel giugno del 1941, era ormai alle porte di Orlov nell'oblast di Kirov, alle porte di Orlov, Orlov, una città russa. Per Lenka Vede, quindi l'organo della polizia politica sovietica, uno spostamento di prigionieri avrebbe rappresentato un inutile spreco di energie. D'altro canto anche l'idea di lasciare dei prigionieri politici nelle mani delle autorità tedesche ripugnava alle autorità sovietiche. Con molte altre persone, almeno 161 si pensa, Numerov fu perciò fucilato per ordine della polizia, sotto diretta approvazione di Stalin, il 15 settembre del 1941, quindi pur di non lasciare prigionieri politici ai tedeschi, si preferì fucilarli tutti. L'arresto di Numerov avviò una purga astronomica globale nella zona di Leningrado, una città colpita con durezza, durezza assoluta, sia sul piano politico che sul piano scientifico durante gli anni delle grandi purghe. Da Pulkovo, dall'osservatorio di Pulkovo sparirono i innocenti Balanowski Classe 1885, direttore del settore astrofisico di Pulcovo, esperto in astrofotografia e astrometria, scopritore di diverse stelle variabili. Fu arresta arrestato il 7 novembre del 1936 e, dopo aver ammesso sotto tortura di essere una spia, ammesso fra virgolette, fu condannato anche lui a dieci anni di prigione, alla confisca dei beni personali e a cinque anni di privazione dei diritti politici. Morì in prigionia a Orlov ma non sappiamo se nel 1938 o nel 1939. Nel settembre del 1937 venne arrestata anche la moglie, l'importante astronoma Inna, Inna Leman Balanovskaya, che sarebbe morta nel 1945. Dopo aver trascorso cinque anni nell'oblast di Tomsk in Siberia, l'astronoma riuscì a sopravvivere, quindi la moglie di Numerov riuscì a sopravvivere e poté tornare in servizio in, in un osservatorio in Crimea. Da Pulkovo scomparve anche Nikolai Dneprovsky, condannato a dieci anni di prigione e morto in prigionia nel 1944. Dmitry Eropkin, 1908-1938, arrestato il 4 dicembre del 1936, condannato a dieci anni anche lui di prigionia senza diritto di corrispondenza. Giustiziato il 20 gennaio del 38 su ordine di una troica per aver provocato un'agitazione controrivoluzionaria trotschista-zinovievista fra i detenuti. Naum Idelson, 1885-1951, arrestato il 10 febbraio del 37, che nel 39, incredibilmente, fu liberato e poté tornare alla sua professione. Nikolai Komendantov, 1895-1937, Segretario scientifico dell'osservatorio, arrestato nell'autunno del 1936 assieme alla moglie e giustiziato nel 1937, mentre la moglie sopravvisse. Boris Kozlowski, 1892-1955, arrestato ancora nel 1934, condannato a cinque anni di carcere che scontò durante il periodo delle Grandi Turche. Aleksandr Markov, 1897-1968, che ebbe ruolo centrale nello studio della Luna e dell'alta atmosfera terrestre, fu rilasciato nel 1940. Maximilian Musselius, 1884-1938, ex soldato dell'Armata Rossa, oltre che astronomo, che fu arrestato nel febbraio del 1937. Condivise la stessa sorte di Dmitri Eropkin nello stesso giorno, il 20 gennaio del 1938, accusato anch'egli. Di aver um, provocato quell'agitazione trotschista fra i detenuti. Sua moglie fu arrestata nel settembre del 37 e ril rilasciata nel 42. Madre e sorella furono esiliate, mentre il figlio morì durante l'assedio nazionalsocialista di Leningrado. Durante le torture, l'astronomo rifiutò, però, con decisione di sottoscrivere qualsiasi confessione contro altri colleghi. La cosa, ovviamente, non poté che infastidire i membri della Corte Suprema e influenzarli maggiormente nel decidere per la sua condanna a morte per fucilazione. Da Pulcovo scomparve anche Evgeni Perepelkin, 1936-1938, condannato arrestato nel 1937, condannato inizialmente a 5 anni, ma una troica rivide il suo processo e ne decise la condanna a morte. Fu arrestata anche la moglie, poi rilasciata. Piotr Yashinov. 1874-1940. Arrestato assieme alla moglie e inizialmente anche lui condannato a dieci anni di eh, prigione senza diritto di corrispondenza. Morì di stenti in prigione il 29 maggio del 40. Dopo cinque anni, la moglie invece fu rilasciata. Ci sono molti altri astronomi scienziati di Pulkovo, dell'Istituto Astronomico di Leningrado e della locale università che furono imprigionati o vennero giustiziati nel corso delle purghe, ma devo ammettere che non mi è stato possibile ricostruire la biografia, anche le date di nascita e di morte di molti di loro. L'arresto, però, l'arresto di, um, di Piotr Jasnov. Colpì anche il direttore, direttore dell'osservatorio di Kiev, Piotr Nekiporenko, 1892-1937, che fu arrestato il 10 maggio del 37 e fucilato fu il 3 settembre successivo per l'appartenenza sempre all'affare Pulkovo. Sul versante femminile, a parte le mogli degli scienziati caduti in disgrazia, furono imprigionate astronome come Nina Bojeva, Vera Moskova, Vera Gase. Varzar Mikhailovna, Nina Staude. Incredibilmente, tutte queste astronome, però, sopravvissero alla prigionia e furono rilasciate. Nel dicembre del 37, quindi ci spostiamo da Pulkovo, le Purghe inforriarono sull'osservatorio di Tashkent, capitale dell'Uzbekistan, sempre per presunti legami con l'affare Pulkovo. Quindi Pulcovo aveva scoperchiato il vaso di Pandora. A scatenarle fu l'arresto del direttore Alexander Postoyev, avvenuta il 1 marzo del 1936 per attività controrivoluzionaria. Seguirono gli arresti di Nikolai Ivanov, 1902-1938, forse non lo sappiamo, morto in prigionia però di sicuro, Vladimir Kozlov, morto in prigionia presumibilmente nel 1940, anche questo non sappiamo, Sergei Selivanov morto in prigionia anche qui presumibilmente nel 38, non lo sappiamo. Vladimir Shkeglov, morto nel 1985 che sopravvisse alla prigionia. Vladimir Surovse, morto nel 38 in prigionia, presumibilmente appunto nel 38, non lo sappiamo. Postoyev, il direttore di Tashkent, sopravvisse alla detenzione e fu rilasciato nel 40. Una grande purga buona parte della quale legata ancora una volta all'affare Pulkovo, colpì anche l'Istituto Pansovietico di Ricerca e Scienze Geologiche di Leningrado, nonché l'Istituto di Mineralogia della stessa città e altre istituzioni a Kharkov, Kiev e altrove. Questa ennesima purga implicò chimici, geofisici, geologi, ingegneri, mineralogisti e professori. Non li leggerò ovviamente, sono decine e decine, quindi daremo soltanto pochi esempi, ma nel libro... Che ci, ho citato prima, l'universo di Stalin sono presenti tutti. Cito ad esempio il nome di Victor Bursian, 1886-1945. Fu arrestato il 5 ottobre del 1936 e morì in prigionia nel dicembre del 1945. Fra le accuse contro di lui vi era il fatto che qualcuno, qualcuno avrebbe visto sulla sua scrivania per molto tempo una pistola. Una pistola misteriosamente scomparsa nel 1935 e che Bursian avrebbe voluto usare, così dissero le denunce contro di lui, per assassinare Stalin. Cioè, pensiamo a quanto improbabile sia una roba del genere: uno scienziato disperso in un laboratorio o in un istituto sovietico che ha una pistola nella scrivania e sulla scrivania apposta da usare contro Stalin. Cioè, avvicinarsi a Stalin era assolutamente impossibile, tantomeno per un personaggio secondario o di terzo ordine, che non aveva accesso appunto al mondo politico di questi livelli. Altro nome, Alexander Konstantinov, 1895-1937, consulente dell'osservatorio di Pulkovo, oltre che geofisico di Leningrado, che fu arrestato il 1 maggio del 1936 e fucilato nel maggio del 1937, a un anno di distanza dall'arresto. Ebbe un ruolo importante nello sviluppo della televisione sovietica, la suocera e le figlie furono mandate in esilio mentre la moglie fu arrestata nel settembre del 1937. Tornò a Leningrado. La moglie sopravvisse alla detenzione e morì ultracentenaria nel 2004. Ma cito anche il nome di Lev Termen, 1896-1993, ingegnere, musicista, inventore del Teremin, strumento musicale elettrico. Fu arrestato nel marzo del 39 e costretto a confessare che un gruppo di astronomi di Pulkovo aveva tentato di preparare un ordigno esplosivo per uccidere Sergei Kirov, che sarebbe andato in visita all'osservatorio nel corso del 1934. Condannato a otto anni di lavori forzati, Termen fu dapprima detenuto a Mosca e in seguito inviato nella Kolima. Di questa Kolima parlerò fra breve. Venne riabilitato nel 1947 e lavorò per l'NKVD. Il suo talento per lo sviluppo di sistemi di intercettazione e ascolto gli valse il premio Stalin, che nel suo caso fu ricevuto a porte chiuse. Quindi questo non solo fu arrestato, ma poi fu rilasciato e ricevette addirittura, anche se a porte chiuse, il premio Stalin. Il 29 giugno del 1937 fu arrestato il geologo e docente di Kiev, Nikolai Zvitalsky. 1884-1937, che dal 1935 era vicepresidente dell'Accademia delle Scienze dell'Ucraina. L'arresto fu motivato con la presunta implicazione nell'affare Pulkovo. Di più, egli sarebbe stato posto a capo del centro terroristico accademico ucraino, il ramo ucraino dell'affare Pulkovo, da parte di Numero, Boris Numerov, che abbiamo visto prima, in persona. Sopraffatto dalle torture, Svitalsky si dichiarò colpevole e fu giust giustiziato il 15 settembre del 1937. Al suo arresto seguì quello di alcuni suoi presunti complici. Furono però coinvolti anche nelle grandi purghe, come dicevamo, non soltanto astronomi, geologi, ingegneri, ma anche fisici e matematici. Arcadi a 1904-1936 arrestato nel giugno del 1936 con l'accusa di aver partecipato al complotto per assassinare Kirov e poi ci fu il grande fisico e matematico Matvei Bronstein 1906-1938 importantissimo Matvei Bronstein fucilato a 32 anni ma già un genio della fisica e della matematica sovietiche nel 1936 questo giovane brillante fisico Pubblicò il suo ultimo contributo specialistico nel quale smontava la possibilità di spiegare il redshift come effetto del decadimento spontaneo del, fo del fotone. Erano una delle spiegazioni alternative del redshift eh, rispetto a quella dell'espansione dello spazio. Dire che era composto da particelle che nel corso del, del loro viaggio spaziale perdevano energie il fotone decadeva, la particella della luce perdeva energia, la teoria della luce stanca di Fritz Zwicky, eccetera, eccetera. Bronstein dice assolutamente no. Decadimento del fotone, teoria della luce stanca, non si reggono. Il Redshift quindi ha come unica possibile interpretazione l'espansione dello spazio. Il clima politico era così teso che mentre Bronstein ultimava il suo articolo, il giovane fisico Abram Zelmanov, che sarebbe scomparso nell'87, rinunciava per timore a pubblicarne uno sulla cosmologia relativistica. Il 1 agosto del 1937 la polizia irruppe nell'appartamento di Bronstein a Leningrado con un mandato di cattura, ma il fisico era assente. Il 6 agosto fu rintracciato e arrestato a Kiev in casa dei genitori. È difficile immaginare la perplessità di Bronstein quando l'Encavedé gli intimò di consegnare immediatamente l'intero arsenale di armi e veleni in suo possesso. Convitto, convinto di essere vittima di un gigantesco malinteso, Bronstein a questa richiesta reagì ridendo. Inizialmente fu condannato a dieci anni di prigione senza diritto di corrispondenza e alla confisca dei beni personali. Fu accusato di appartenere fin dal 1933 a un gruppo terroristico che voleva sovvertire il governo sovietico e instaurare una rivoluzione fascista. Inoltre sarebbe stato una spia al soldo della borghesia straniera. È possibile che fra le aggravanti contro Bronstein vi fosse anche il non aver applicato a sufficienza il materialismo dialettico nelle ricerche scientifiche e il fatto, attenzione, di portare lo stesso cognome di Trotsky il cui vero nome non era Trotsky, ma era Lev Bronstein. Quindi Bronstein era Trotsky, Bronstein era anche Matvei Bronstein. Uno diceva, vabbè, che accusa è nell'isteria del tempo, anche questo poteva rappresentare un motivo di caduta in disgrazia. Non sottovalutiamo queste cose. Ricordiamo che all'epoca si, si era creato un clima veramente di pazzia assoluta. La vicenda di Matvei. Ebbe un esito tragico, perché nonostante gli appelli di alcuni suoi colleghi, primi fra tutti Lev Landau, il suo nome fu incluso in una lista della morte sottoscritta da Stalin e il giovane fu fucilato in prigione a Leningrado il 18 febbraio del 38. Ma morì anche Pavel Florensky, matematico, arrestato prima della stagione delle Grandi Purghe, precisamente nel febbraio del 33, e già condannato a dieci anni di gulag. L'8 dicembre del 1937, tuttavia, fu fucilato per ordine dall'alto. Il, il fratello di Florensky, Alexander Florensky, geologo, fu arrestato nel febbraio del 1937 per attività controrivoluzionaria, fu condannato a cinque anni di prigione durante i quali morì di infarto. Vladimir Fok, grande anche qui fisico sovietico, classe 1898, Arrestato l'11 febbraio del 37 ma rilasciato dopo pochi giorni per intercessione presso Stalin di Piotr Kapisha, il Nobel per la fisica nel 78. Quando Nikolaj Jezov, ricordiamo che sono gli anni della Jezovcina, capo dell'NKVD, lo rilasciò su ordine dall'alto. Questi, per giustificarsi, spiegò a Vladimir Fok che la patria era talmente piena di traditori da rendere inevitabile che talvolta anche un innocente finisse agli arresti. Questa era una scusa che si utilizzava spesso quando eh, si riceveva l'ordine dall'alto di rilasciare qualcuno. Quindi abbiamo talmente tante mele marce che ogni tanto anche una sana purtroppo può finire nel calderone degli arresti. Appena liberato, Foch denunciò apertamente la sua vicenda e criticò il VOV per l'averlo attaccato. La vicenda però si concluse con un nulla di fatto. Zvevolod Fredericks morì in un campo a Gorky nel 1944. Era stato un amico di Alexander Friedman, il primo teorizzatore della formula, il primo, diciamo, um, ad aver formulato una teoria sull'espansione dell'universo, però dal punto di vista matematico, mentre Georges Remetre l'avrebbe fatto dal punto di vista fisico, il fisico Boris Hessen. 1893-1936, grandissimo estimatore della relatività generale e della meccanica quantistica. E attenzione perché, negli anni 30, in Unione Sovietica, con i dettami del materialismo dialettico, parlare di meccanica quantistica non era una cosa semplice. Anzi, chi prendeva posizione a favore della meccanica quantistica Fer spesso veniva visto come un fisico idealista, perché la fisica quantistica riteneva impossibile. Studiare determinati settori della realtà in maniera completa, mentre invece il materialismo dialettico diceva che la verità assoluta era una cosa alla quale avremmo dovuto tendere in ogni epoca, ma che non era un obiettivo, diciamo, per definizione irraggiungibile. Hessen fu arrestato il 21 agosto del 36 e fucilato il 20 dicembre successivo. La sua è una delle vicende più emblematiche delle purghe scientifiche. Perché con un po' di razionalità sarebbe stato difficile dubitare della sua lealtà politica, dato che nel 17 Hessen aveva confiscato la banca dei suoi parenti in nome della rivoluzione. Era entrato nelle antipatie di alcuni colleghi però per aver scritto nel 1931 che l'etere rappresentava uno dei principali problemi della fisica moderna, cioè delle questioni da approfondire. Aveva del resto la posizione necessaria anche per far pubblicare queste considerazioni scientifiche, essendo uno dei due editori a capo della sezione di fisica per la redazione della grande enciclopedia sovietica. Proprio Bronstein aveva ironizzato contro di lui, ma ovviamente senza l'intenzione di metterlo nei guai. Finì agli arresti anche Lev Landau, fisico che abbiamo citato più volte, arrestato nell'aprile del 1938 che aveva tra l'altro pubblicato a favore dell'applicazione dell'entropia all'universo nel suo complesso, quindi l'idea che l'universo nel suo complesso perdesse progressivamente le sue riserve energetiche per poi andare verso una morte termica, fu arrestato nell'aprile del 1938 con l'accusa di aver prodotto un volantino che denunciava il tradimento della rivoluzione da parte di Stalin. A nulla valse il fatto che nel 1935 Landau avesse preso pubblicamente posizione su un giornale contro la fisica occidentale. Landau trascorse un anno nell'inferno delle carceri sovietiche, dalle quali uscì il 28 aprile del 1939 grazie all'intervento di Kapysha, di cui Landau era assistente. Kapysha spiegò a Stalin in persona come Landau avesse sì un brutto carattere, ma fosse fondamentale per la ricerca sovietica, Landau avrebbe in seguito ottenuto tre premi Stalin, nel 1946, nel 1949, nel 1953, il premio Lenin, l'ordine di Lenin, nonché la nomina a eroe del lavoro socialista nel 54. In qualità di complice, assieme a Landau, venne arrestato il fisico Juri Rumer, sospettato di essere una spia al servizio dei tedeschi, che uscì dal Gulag dieci anni dopo, quando poté riprendere l'insegnamento in un istituto in Siberia. Coinvolto nella storia del volantino fu anche il fisico Moses Koretz, anche lui sopravvissuto e morto poi nell'84. Altro nome della comunità fisica sovietica che cadde in disgrazia, Yuri Krutkov, 1890-1952, anche lui amico di Alexander Friedman, come Fredericks. Fu arrestato il 30 dicembre del 1936 e internato nel campo di Kanskiev. Krutkov, sopravvisse e tornò al lavoro nel 47. Semen Shubin, 1908-1938, fisico arrestato il 27 aprile del 1937 e morto nei campi della Colima nel 1938. Lev Shubnikov, 1901-1937, fra i leader della fisica ucraina e fra le vittime più illustri della grande purga che colpì la scienza ucraina, specialmente i membri dell'Istituto Fisico Ucraino. Alexander Schluchanowski, 1903-1937, matematico di Leningrado arrestato nel 1936 in relazione all'affare Pulkovo e fucilato nel 1937. Nella sua confessione fu costretto a denunciare 25 colleghi di Leningrado e Kiev. Alexei Vangenheim, 1881-1937, era un meteorologo. Meteorologo, organizzatore e primo capo del servizio idrometeorologico pansovietico unificato. Fu accusato di sabotaggio sulle previsioni meteo per danneggiare le coltivazioni sovietiche. Il suo arresto e il suo invio in Gulag, delle isole Solovki avvennero già nel 1934, ma fu nel periodo di Jezu, precisamente nel 3, il 3 novembre del 1937, che venne giustiziato nei boschi di Sandarmok, i boschi tristemente celebri, di Sandarmok. Se cercate su internet troverete inquiet notizie inquietanti. Nei boschi di Sandarmok furono fucilate migliaia di vittime di Stalin. Vi è poi Nikolai Vavilov, 1887-1943, biologo e fratello del fisico Sergei Vavilov, che sarebbe morto nel 51. Si oppose con grandissimo coraggio Nikolai Vavilov alle elucubrazioni dello pseudobiologo, però gradito al partito e a Stalin in persona, Trofim Lisienko, convinto di poter far crescere il grano oltre il circolo polare artico grazie ai suoi fallimentari metodi. Dopo una graduale estromissione da ogni carica, Vabilov venne arrestato il 6 agosto del 40. Nel 42 la Royal Society di Londra tentò disperatamente di rovesciarne le sorti, nominandolo suo membro ma il biologo era ormai debolissimo e malnutrito. Morì di inedia nel 1943. Contestualmente all'ascesa di Lisienko, a partire dai primi anni 30, le, le scienze biologiche subirono una purga di grandi dimensioni con l'arresto di citologi, biologi e botanici, molti dei quali poi morti in prigionia. Ci sarebbero altri nomi da citare, ma ovviamente ci fermiamo qua. Vale però la pena di ricordare che per la riabilitazione ufficiale di moltissime vittime e delle grandi purghe si dovette attendere il 54, per altre il 56 e per altre ancora persino la metà degli anni 80. Per alcune di loro non è dato sapere nemmeno la data esatta di morte né il luogo di sepoltura, né se la persona sia morta di stenti o per qualche altra ragione. Nonostante la Glasnost degli ultimi anni di vita dell'Unione Sovietica, molto di questo orrore rimane e rimarrà forse per sempre ignoto. Ma a questo punto, dopo aver fatto l'elenco dei nomi, la lista, eccetera, io vorrei anche chiedere, pormi un quesito, che è, perché accade tutto questo? Perché purgare gli scienziati? Gli scienziati rappresentavano anche il futuro dell'Unione Sovietica, fisici, matematici utilissimi tra l'altro, volendo vederla in maniera egoistica, utilissimi, potenzialmente utilissimi alla causa del comunismo sovietico. Perché un così grande accanimento? Non è possibile comprendere appieno le ragioni profondi delle grandi purghe né le ragioni del sangue versato nel corso dell'intero periodo staliniano. Si può però affermare che il progetto comunista vedeva nell'uomo nient'altro che un'entità da plasmare, da modellare a uso e consumo dell'ideologia. Per giungere all'uomo nuovo sovietico e alla società paradisiaca senza classi, ogni sacrificio era ammesso. Il partito era la guida per la realizzazione del progetto e Stalin ne era l'interprete più fedele. Un interprete che non si poteva discutere. Sotto Stalin innumerevoli denunce venivano fatte per paura. Se un cittadino sovietico avesse sentito una parola imprudente e non l'avesse riferita, avrebbe rischiato di passare grossi guai, quindi l'accusa di complicità. Non ci fu alcuna prote protesta pubblica di massa contro l'arresto degli scienziati. E d'altro canto, chi avrebbe osato protestare contro l'operato dell'encavedè del partito? La follia era tale che persino stare in silenzio. Avrebbe potuto destare il sospetto di ricusa interiore degli arresti. Quindi, di fronte anche agli arresti, anche fare silenzio in qualche modo sarebbe potuto essere sospetto. Un sospetto che poteva essere fatale, come testimoniano alcuni sopravvissuti del Gulag. Io riporto una citazione da Varlam Shalomov, 1907-1982, che fu arrestato dal 37 al 52 e inviato presso il Gulag di Kolima. Io suggerisco a tutti coloro che non l'avessero fatto la lettura del suo I racconti di Colima, 1973, cioè i vent'anni di prigionia in questo gulag siberiano dove si moriva di fame, dove veramente c'erano le violenze più assurde, più inimmaginabili. Ecco che leggendo I racconti di Colima, forse per certi versi, finiremo anche di lamentarci per le inezie quotidiane. Shalamov. Scrive, basta dire ad alta voce che il lavoro è pesante per essere fucilati. Per una qualsiasi osservazione, la più inoffensiva, sul conto di Stalin, c'è la fucilazione. Restare in silenzio quando tutti gridano Urra a Stalin, anche questo basta per essere fucilati. Il silenzio è propaganda, lo si sa da tempo. Il silenzio è propaganda, lo si sa da tempo. Nel periodo delle grandi purghe, sulle porte di molti uffici pubblici non si mettevano neanche più le targhette con i nomi dei direttori, dato che spesso scomparivano, lo si sapeva già, con grande rapidità. Il clima era tale da incoraggiare chiunque a denunciare chiunque altro: amici, parenti, conoscenti, giovani, vecchi, coniugi, fratelli, vicini di casa, nessuna eccezione. Buona parte del popolo e della classe colta credeva nella legittimità di quanto stava accadendo. La propaganda aveva convinto tantissimi della necessità di reprimere i nemici. A nulla valevano le dichiarazioni di lealtà a Stalin, da parte dei caduti in disgrazia, Stalin che aveva apertamente affermato la necessità di sacrificare un'intera generazione. Secondo Walter Krivitsky, morto assassinato nel 1941, ex agente di Stalin, fuggito dalla Russia e ucciso a Washington in una stanza del Bellevue Hotel il 10 febbraio del 41, il semplice concetto di colpa aveva perso completamente il suo vero significato. Le ragioni che portavano all'arresto di un uomo non avevano nessuna relazione con le accuse elevate contro di lui e nessuno si attendeva che questa relazione vi fosse. La verità divenne allora una cosa assolutamente priva di importanza. Il governo sovietico era diventato un gigantesco manicomio. Quindi la logica della follia era illogica, incoerente. Non si spiega infatti e non è possibile spiegare perché scienziati intellettualmente indipendenti come Boris Pasternak abbiano evitato l'arresto, mentre altri che erano palesi ammiratori di Stalin siano stati eliminati o comunque siano caduti in disgrazia. Fra i fermi oppositori alle purghe vi fu anche Maxim Gorky che godeva di un prestigio tale da poter mettere in discussione, in difficoltà, Stalin. Tuttavia Gorky non subì nessun tipo di persecuzione. Tornando alle purghe degli astronomi, i colleghi degli scienziati arrestati finirono spesso per approvare, come si diceva prima, le condanne, gli arresti operati dall'Encavedè. Non è ovviamente dato, noi non conosciamo il cuore delle persone, solo Dio lo conosce, non è dato sapere quanti lo abbiano fatto per paura e quanti per convinzione. Ma disgustano, disgustano alcune figure che, anziché eventualmente limitarsi a star zitti, che era difficile, o al minimo sindacale per sopravvivere, diedero del loro peggio per caricare le accuse. Ancora una volta vi è l'esempio di quel tale che abbiamo citato prima, Vart, va, ehm, Vartan Teroganezzov che pubblicò un articolo su Mirovedenie, la sua rivista divulgativa Mirovedenie nel 1937, intitolato Per lo sradicamento completo dei sabotatori sul fronte dell'astronomia. Punto di partenza di questa squallida disamina è l'allarme di Stalin sulla presenza di sabotatori nelle istituzioni economiche e scientifiche sovietiche. Tero Ganezov dice che si richiede più impegno per smascherare i nemici presenti negli organismi dell'Accademia delle Scienze a Mosca, Leningrado, Kiev e Minsk, e l'astronomia non fa eccezione, scrive Teroganiezov. Gli ultimi avvenimenti hanno dimostrato con evidenza fino a che punto fossero giuste le indicazioni del compagno Stalin riguardo alla nostra trascuratezza e faciloneria politica. I nemici del popolo, bucarignani, Rikovisk, Trotskisti, le spie e i viazionisti sono stati individuati e annientati proprio grazie alle indicazioni offerte dal compagno Stalin. Noi astronomi possiamo verificare la giustezza delle parole del compagno Stalin sulla base degli eventi prodottisi fra le nostre stesse fila, le nostre stesse fila, quindi lui si definiva un, un, un esponente importante della comunità astronomica sovietica, mentre invece era una spina nel fianco. Della quale tutti avrebbero voluto volentieri sbarazzarsi. Tre proposizioni in questa citazione, tre menzioni del nome di Stalin, segue un inchino al lavoro dell'Encavide, definita la fidata sentinella della rivoluzione, che avrebbe portato alla sc scoperto i molti nemici presenti nelle istituzioni astronomiche. Fra questi, Terognezov annovera anche Grasimovic, che l'Accademia delle Scienze non fu in grado di contrastare con provvedimenti efficaci, nonostante le sue mal malefatte, l'incompetenza, i ritardi nei lavori, Taroganizov calca molto le accuse. Grasimovic addirittura era colpevole, secondo lui, di sabotaggio, particolarmente evidente nella ridicolizzazione dell'astronomia sovietica agli occhi del mondo intero, con il mancato adempimento degli obblighi assunti con le altre nazioni così da sbriciolare l'autorità della scienza sovietica davanti al mondo astronomico internazionale. Fra i risultati del sabotaggio di Gerasimovic, come lo definisce Tero Ganeso, vi fu la mancata realizzazione del catalogo fotografico della zona celeste assegnata all'Unione Sovietica dall'Unione Astronomica Internazionale. L'osservatorio di Amburgo dovette subentrare a quello sovietico per portare il progetto a compimento, perché Pulkovo non era stato in grado di portarlo a compimento, ma c'era un perché, erano stati tutti arrestati. Gerasimovic amava inoltre presentarsi come l'organizzatore principale dell'osservazione dell'eclisse solare del 36, ma non aveva ancora prodotto nessuna relazione sull'evento e lo gestì con gravi ritardi. Apogea dei misfatti del povero Gerasimovic fu il caso Voronov, la cui fama fu volutamente esagerata allo scopo una volta smascherato l'inganno, screditare l'astronomia sovietica agli occhi del mondo. Teroganizov vede come uno scandalo il fatto che l'Accademia delle Scienze abbia rifiutato le dimissioni di Grasimovic, come abbiamo raccontato prima, quasi premiandolo anziché punirlo per le sue attività. Teroganizov attribuisce parte delle colpe anche all'insufficiente sorveglianza di Nikolai Gorbunov Segretario dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica, che sarebbe stato arrestato nel febbraio del 1938 e successivamente giustiziato. In conclusione, scrive Tero Ganetov, solo una profonda autocritica della comunità astronomica potrà evitare ripetersi di situazioni del genere. E scrive: Noi tutti, astronomi sovietici, dobbiamo trarre da questi fatti una salutare lezione. Abbiamo qui un'ulteriore prova della completa giustezza delle indicazioni del compagno Stalin riguardo al fatto che il nemico tenta di introdursi in tutti i pori dell'organismo sovietico, che egli si maschera da amico, che qualche volta arriva perfino a compiere qualche azione utile per eludere la nostra vigilanza e per sferrare poi al tempo e al momento opportuni un colpo quanto possibile violento al paese del socialismo. Il nostro compito consiste adesso in questo. Ripulire completamente gli istituti sovietici di astronomia dagli elementi putrefatti e marci che vi sono rimasti, tolti i mascalzoni finora individuati. Nuovi successi sul fronte della costruzione del sistema socialista si ci attendono, sotto la sicura guida del Partito Comunista e del compagno Stalin. Ecco, in realtà le carenze c'erano, sì, vero, ma erano di Tero Gagnezov. Carenze conoscitive, prima di tutto. Perché è indubitabile che nel 1937 gli strumenti astronomici di Pulcovo fossero di fatto poco utilizzati e che Pulcovo non riuscisse ad adempiere tutti i compiti che gli venivano segnati. Questo, tuttavia, non per mancanza di impegno, bensì per l'assenza di astronomi in numero sufficiente per usare questi strumenti. Come detto, un quarto del personale era stato arrestato. Tero Gagnezov approfittò della riunione del Consiglio astronomico dell'ottobre del 1937. Per ricordare ai colleghi la necessità di completare la campagna contro i sabotatori dell'astronomia sovietica, rei di aver ritardato molte cose. Ambarzumia, durante questa infamante riunione del Consiglio astronomico, organismo sovietico nazionale, che impartiva le direttive di ricerca e anche le direttive ideologiche dell'astronomia sovietica, nel corso di questa riunione, di questa seduta, Ambar Sunyan non si pronunciò a favore dei colleghi arrestati. Eigenson, che era capo del capitolo politico presente a Pulkovo, ogni osservatorio aveva un suo capitolo politico, una sua commissione politica, e che inizialmente si era schierato a favore di Righer Asimovic, si lasciò intimorire dal clima e cedette. Anche a suo giudizio c'erano stati dei colpevoli, che erano stati giustamente puniti. Tero Gagnezov, però, era ormai a fine carriera. Pensava di essere forse divenuto in indispensabile, ma subì quel rovescio di fortuna tipico di chi si mette a disposizione della dittatura e che poi viene scaricato a tempo opportuno. L'abbiamo già visto con Nikolai Jezov. Il numero in cui ehm, Tero Gagnezov pubblicò il suo articolo infamante nel 1937 fu l'ultimo numero della rivista Mirovedegne, che chiuse i battenti. A sua volta Tero Gagnezov era stato accusato, pensate, di non prestare attenzione sufficiente alle problematiche politiche e di essere poco attivo nella divulgazione della metodologia marxista-leninista nelle questioni scientifiche. Fra gli accusatori di Tero Gagnezov, contro Tero Gagnezov, vi fu l'astronomiceschi Zurnal, del cui comitato editoriale Tero Gagnezov faceva parte. La rivista Mirovedenie chiuse i battenti. Tero Gagnezov venne pian piano messo al margine della comunità scientifica ed estromesso da tutti i ruoli, da ogni carica, da ogni comitato editoriale. però la fortuna possiamo dirlo tranquillamente: gli sorrise. Tero Gagnezov, infatti, non subì l'arresto né l'espulsione dal partito. Morì sì ai margini della comunità scientifica solo isolato ma di morte naturale. Viene allora da chiedersi come articoli o se articoli come quello di Tero Gagnezov contro i sabotatori dell'astronomia sovietica abbiano esercitato una qualche influenza nelle purghe astronomiche. Beh, Secondo lo storico della scienza Alexei Koyevnikov con il quale ebbi l'onore di discutere a Dresda durante un convegno internazionale in sede privata che si tenne nel marzo del 2011, secondo Cojepnikov, la sola deviazione filosofica dalla linea del partito non sarebbe stata sufficiente per l'arresto, servivano motivazioni politiche. Di parere simile allo storico McCachion, per il quale il materialismo dialettico svolse un ruolo solo secondario in arresti eccellenti come quelli di Gerasimovic e Numero Ma la mia impressione, la mia, orostenico, è il fatto che le deviazioni filosofiche detenessero esse stesse già una valenza politica. Deviare dall'ideologia del partito significava deviare dalle esigenze della rivoluzione in campo intellettuale, rendersi estranei al progetto di formazione dell'uomo nuovo sovietico, un motivo più che sufficiente in molti casi per l'arresto, a mio parere. Dato il clima generale dell'epoca, scrive Gorelik, ora citiamo un altro storico. Un funzionario locale dell'NKVD, ecco che in questo senso mi trovo molto d'accordo per le ricerche che ho compiuto con uh, lo storico Gennadi Gorelik, un funzionario locale dell'NKVD, che in ogni caso avrebbe dovuto agire per soddisfare le quote di arresti imposte da Mosca, avrebbe potuto trovare spunti utili in articoli di denuncia scientifica come quelli di Teroganizov. Gli intellettuali ideologi, spudorati e senza scrupoli, quindi in realtà erano temibili e Come se lo erano in quel clima. E scrive Gorelik. Ecco seduto alla sua scrivania nel suo ufficio un tenente o forse un capitano dell'NKVD. Come si può soddisfare nel modo più semplice possibile il suo interesse generale per la scienza? Leggendo riviste scientifiche divulgative, o meglio riviste politico-letterarie del tipo di Novi Mir. Se ciò avviene, assalti infuocati come quelli di Lvov. Alla fisica riescono a infiammare il cuore di un tecnico dell'NKVD verso i fisici. Se quindi la redazione di Novi Mir, che era un'altra rivista, rivista divulgativa culturale, e con essa l'opinione pubblica politica, cioè la voce del popolo, approvano l'articolo di uno come il Vov, allora la cosa diviene chiara, netta. Com'è possibile, si chiede la gente, che questo autore che scrive di cose così dotte non disponga della possibilità di punire i nemici del popolo nella scienza? bisogna dargli una mano. Sorprende, a parte queste considerazioni no, degli zelanti esecutori degli ordini di Mosca, che eh, non solo soddisfa soddisfacevano le quote degli arresti, ma volevano fare anche molto di più, sorprendono condanne provenienti da riviste di prestigio te tecniche specialistiche come l'Astronomicieschi Zurnal, che ricordiamo fondato negli anni venti, fu la rivista scientifica astronomica specialistica più importante della storia dell'Unione Sovietica e che nel primo numero del 37 nel primo numero del 37 contiene un editoriale totalmente favorevole agli arresti e anche con gravi parole di odio nei confronti degli arrestati. L'editoriale dice Chiediamo la liquidazione spietata e cruente dei criminali traditori della nostra grande patria. Essi aspirano a infrangere la potenza militare ed economica del grande paese socialista. Il loro è uno spregevole e misero tentativo di restaurare il capitalismo e di aiutare i fascisti a realizzare il loro intento, cioè la conquista dei territori dell'Unione Sovietica. Sognano il ritorno della forza capitalistica nel nostro paese. Vogliono sottrarre al popolo sovietico le sue grandi conquiste fissate nella Costituzione staliniana. Chiediamo ai nostri tribunali sovietici di chiudere i conti con i furfanti traditori in maniera spietata. Esigiamo l'alientamento totale di questi spregevoli aborti. Esigiamo l'alientamento totale di questi spregevoli aborti. Gli operai scientifici, così come l'intero popolo sovietico, si uniranno ancor più strettamente al Partito Comunista, al suo comitato centrale e al suo amato capo e amico, il compagno Stalin. L'editoriale è firmato da Komarov, presidente dell'Accademia delle Scienze, dai responsabili dei vari consigli scientifici, da sei accademici e da sei professori. E la stampa sovietica nel suo complesso si schierava attorno al partito e personaggi come il poeta Damian Bedni, morto nel 1945, denigravano i nemici con i loro versi sulla Pravda. Nel secondo numero del 37, Priroda, che significa Natura, un'altra rivista scientifica divulgativa in questo caso, pubblicò un articolo intitolato La Nazione applaude la giusta sentenza. Mentre sulla Pravda di quel tempo era normale trovare articoli contenenti passaggi tremendi come questo. Non si possono trovare parole per esprimere pienamente l'indignazione e il disgusto. Questa gente ha perduto l'ultima sembianza di umanità. Essi devono essere distrutti come carogne che ammorbano la pura tonificante aria della terra dei soviet. Pericolose carogne che possono causare la morte dei nostri capi. E hanno già causato la morte di uno dei migliori uomini del nostro paese quel meraviglioso, meraviglioso compagno e capo che era Sergei Kirov. A parte le innumerevoli tragedie, a parte l'orrore infinito, le grandi purghe però offrirono anche occasioni per atti di eroismo. Vorrei citare un esempio. Senza farsi alcuna pubblicità, dato il pericolo che ciò avrebbe comportato, l'astronomo e accademico sovieto Grigori Shine 1892-1956, nuovo direttore di Pulkovo dal 1944, spese la sua autorità a favore dei colleghi caduti in disgrazia, ma lo fece in maniera silenziosa. Rivolgendosi ad esempio al Narkompros Shine propose la revisione del caso di Kothirev, basandosi anche sull'autorità di colleghi che lo ritenevano il fondatore dell'astrofisica teorica sovietica. Ci vollero anni. Ma nel 1945 Kozirev ottenne un riesame del suo caso che dimostrò come egli fosse davvero un astronomo prezioso per la ricerca scientifica sovietica. La commissione incaricata ammise la non evidenza delle attività di cospirazione a lui imputate. Il 14 dicembre del 1946 Kozirev venne rilasciato e Shine fu in grado di trovargli un lavoro presso l'osservatorio della Crimea. Trovò inoltre Shine. Occupazione e abitazione per diversi altri scienziati rilasciati e per le loro famiglie. Un altro episodio degno di nota accadde presso l'osservatorio di Sternberg, Mosca, diretto dal 1936 da Vasili Fesenkov 1889-1972. Un gruppo di studenti cominciò ad accusare lui e un suo collaboratore di slealtà verso il governo. Sembra che l'accusa sia partita. Da uno studente insoddisfatto contro questo astronomo, contro Fesenkov, Fesenkov perché era stato bocciato. Gerasimov eh, venne accusato Fesenkov di amicizia con il nemico del popolo Gerasimovic e di essere un ammiratore della scienza borghese. Fesenkov si rassegnò all'arresto vedendo quello che stava accadendo ai suoi colleghi, ma questo non giunse mai. I danni consistettero soltanto nella perdita della presidenza del Consiglio astronomico, soppresso e sostituito con il gruppo astronomico. La Pravda del dicembre del 1937 si limitò a narrare l'accaduto, ma non richiese alcun provvedimento contro Fos Fesenkov e nessuno di coloro che lo conoscevano bene, che conoscevano bene Fesenkov, fece mai presente alle autorità che alcuni suoi parenti negli anni precedenti erano stati arrestati con l'accusa di essere nemici del popolo. Quindi la cosa non venne fuori. Fesenkov se la cavò con un semplice demansionamento. Nel frattempo, la Yehzhshina era finita, ma la storica Alina Eremeva scrive che sotto Stalin, il solo anche dopo le grandi purghe, anche dopo la Yehzhshina, anche solo il menzionare il nome di scienziati caduti in disgrazia sarebbe potuto costare caro. Nel 1940 l'astronomo Boris Vorontsov Velyaminov, per esempio, venne escluso dalla lista dei candidati ai membri corrispondenti dell'Accademia delle Scienze perché in una sua opera aveva citato positivamente il lavoro di un astronomo caduto in disgrazia. Come in 1984 di George Orwell, le persone arrestate erano state ridotte al rango di non persone, non si potevano citare. Ancora nella terza edizione della grande enciclopedia sovietica che risale al periodo di Leonid Brezhnev, il nome di alcuni di essi, di questi scienziati caduti in disgrazia e arrestati, compare, ma non se ne cita mai l'arresto o l'esecuzione, solo la data di nascita e di morte, mai il fatto che siano stati arrestati, perché erano per il 99% dei casi forse arresti veramente ingiustificati. La firma di Stalin compare in calce a centinaia di migliaia di condanne a morte risalenti al periodo della Yezov-Shina. Ogni mattina, nel suo ufficio al Cremlino, Stalin trovava sulla sua scrivania le liste della morte con centinaia di nomi proposti da Yezov per l'esecuzione e Stalin in persona sceglieva quali nomi confermare per la morte e quali no. A volte in un solo giorno ratificava centinaia o migliaia di sentenze di morte per poi recarsi in tutta serenità a vedere un film. Ci narra lo storico Conquest, che abbiamo già citato più volte, Robert Conquest, autore de Il grande terrore. Noi possiamo raffigurarci Stalin al suo arrivo in ufficio, che trovava quasi sempre nella cartella della posta un elenco di alcune centinaia di nomi, di nomi di persone destinate alla morte, che guardava e approvava come parte della routine ordinaria di una giornata al Cremlino. Nel solo giorno del 12 dicembre del 1937, Stalin e Molotov ratificarono 3.167 sentenze di condanna a morte, poi se ne andarono al cinema. Stalin necessitava di alimentare continuamente il culto della sua persona in modo che il popolo continuasse ad amarlo anche mentre si spargeva sangue. Nel libro mostro molte immagini nelle quali l'effigie di Stalin o la sua fotografia compare nelle riviste, riviste scientifiche, l'Astronomicieschi journal, ma anche riviste di altri settori scientifici. Il, sei, il 16 febbraio del 1938 il culto della personalità di Stalin aveva raggiunto livelli talmente importanti, talmente alti, che Stalin in persona dovette intervenire a bloccare questa crescita. Il 16 febbraio del 1938, infatti, Stalin dovette intervenire per ordinare il ritiro dal commercio del libro Storie dell'infanzia di Stalin, in cui si raggiunsero punte di, di idolatria ritenute eccessive anche per lui. Si parlava di uno Stalin che già da bambino in alcuni gesti mostrava la sua futura intelligenza, quasi un racconto miracolistico. Nel 1937, all'apice della Jesovina, l'Unione Sovietica festeggiò il ventesimo anno della rivoluzione bolscevica. I ritratti dei padri del marxismo-leninismo furono riprodotti in tutte le riviste scientifiche e Stalin incaricò il regista Mikhail Rom, vincitore di ben cinque premi Stalin, di realizzare un film sull'evento. Che uscì con il titolo Lenin in ottobre. Non sono in grado di leggervelo in russo, quindi vi do la traduzione italiana: Lenin in ottobre. Il Riferimento è all'ottobre del 17. Nel cinema staliniano, la figura del dittatore è a fianco a quella di Lenin come quella del più fidato amico e collaboratore. Mentre in realtà la storia ci dice che non fu così, ma quella era la propaganda. La pellicola di Rom del 37 ebbe tale successo che nel 39 ne uscì il seguito intitolato Lenin nel 1918. Bene, dopo tutta questa disamina direi che abbiamo potuto avere e toccare con mano un insieme di nomi che dimostrano e di accadimenti come veramente anche le scienze sovietiche non siano la state lasciate in pace da queste purghe della Yezhovschina. Ecco, ripeto, è uno dei capitoli meno noti delle vicende staliniane e che probabilmente meriterebbe forse più attenzione, come si fa peraltro con persecuzioni di scienziati altrove. Io finisco quindi questa serie di video, magari se eh, ci sarà interesse potremo anche approfondire quello che accade dopo lì, la Jesovina, perché anche negli anni del dopoguerra, negli anni della guerra fredda, le persecuzioni nella scienza sovietica continuarono, certo non con l'intensità degli anni delle grandi purghe, ma comunque infamie, arresti, delazioni ci furono lo stesso, arresti eccellenti, perdite di incarichi e l'ascesa di personaggi squallidi e scientificamente incompetenti come Trofim Lisenko e accuse verso la cosmologia borghese come cosmologia o oscurantista, clericale e fideista.